trofeo importante raccolto dalla formazione che ora è in possesso di questo ovale. Rorato, il mediano di Mischia per quello di apertura Ambrosini. C'è un calcio, attenzione, la possibilità di andare in meta da parte della formazione. È arrivato in grandissima velocità per vedere la meta, la seconda meta della formazione sandonatese con Van Zyl, che è andato appunto a realizzare ulteriori 5 punti e in avanti, recuperato da Van Zyl. Ecco l'estremo, un upper under calciato altissimo, nei 22 metri, prende quindi una touche ridotta con Van Buren in questo momento. Ansel sicuramente sta pensando a dove saranno i punti deboli e dove intervenire su tanto Van Zyl, che riesce a recuperare. Palla per Biasuzzi. Attenzione, perché Sandonà per l'ennesima volta trova impreparata la difesa di Mogliano, come era successo all'inizio partita. Questa volta attenzione, si va a incuneare in mezzo a due avversari. Ambrosini, arriva il sostegno, Rorato, Van Zyl, pallone che è ancora gestito da Sandonà, ma Sandonà che ha perso l'abbrivio. Con in questo in avanti portato all'indietro dai giocatori del Mogliano, che poi c'è Van Zyl che una scorribanda per tutta quasi la linea dei 22 metri e placcaggio da parte dalla pioggia, perché è iniziato a piovere. Non sembra per ora un grosso problema, però qualche goccia che si fa sentire, qualcuno ha aperto l'ombrello, altri no. Si è ripreso il gioco nel frattempo con questa molla provata, si va per vie laterali, vediamo, eccolo qui il pallone gestito ancora molto bene da Baldino, che trova e si incunea quasi nella linea di 10 metri, poi c'è un in avanti su questo placcaggio, non ho controllato il pallone del Mogliano, il giocatore del Sandonà. Abbiamo sentito comunque una veemente protesta da parte della panchina del Mogliano, ha questa azione da parte della formazione sandonatese. Sì, Sandonà che vediamo ne avrà di più questo tentativo. Ora attenzione a Pratichetti, però c'è Van Zyl. Sembrava che dovesse arrivare il pallone a Pratichetti, però dopo ha iniziato la sua azione da solo. Intanto Van Zyl sta aiutando i propri compagni, c'è Van Buren, ancora Van Zyl nei pressi, l'aiuto dei compagni con questi serie di pick and go da parte della formazione sandonatese proprio in mezzo ai pali. Può decidere di andare dritto per dritto oppure attenzione che prova questa mulla. Fuori gioco di Corazzi visto dall'arbitro, fuori gioco, si è allargato il braccio, attenzione perché Sandonà è proprio vicino alla linea del meta, questo calcetto è tentato, però sfruttando il vantaggio, sapeva ovviamente Van Zyl che cioè, sarebbe stata questa possibilità. Va in velocità, attenzione, no, gioco fermo. Il gioco è fermo, eccolo qui. Intanto non si sono capiti, viene fuori un po' di parapiglia ancora, un po' di parapiglia, aveva provato di sinistro questo minuto evidentemente. Io ho una mezza idea, ce l'ho già io l'altra mezza. Come giudichi la prova di Zanusso? Zanusso ha giocato fuori ruolo in destro, pilone destro, non di certo il suo ruolo naturale, che è nato pilone sinistro, quindi sempre abbastanza buona la sua prova, storico giocatore di Sandonà. Partita assolutamente ancora aperta con Sandonà
che riprova a riportarsi in vantaggio Van Vuure, come di consueto si butta tranquillamente addosso al muro della difesa della formazione avversaria con Van Ziel, cerca in Ambrosini dopo aver preso lo svantaggio ulteriore con il calcio piazzato di Bondonno, stanno sistemati con questo tentativo da parte, eccolo qui il calcio di liberazione, attenzione clamoroso il pallone per Pratichetti avanti, forse un in avanti, e stava per combinare veramente un guaio grosso per la difesa del Mogliano, che però si riprende. Attenzione, c'è un vantaggio netto da parte della Sandona. Placaggio tempo fermo perché sicuramente questa volta dovrà intervenire dopo l'ennesimo placaggio. In questa fase di recupero del match Van Ziel ancora cerca di incunearsi nelle maglie difensive la formazione delle Sandona. Altro tentativo con l'arbitro che per caso regolare 18 Erasmus è bloccato, forse è stato recuperato da Mogliano, no, anzi è ancora Van Vuren, su di lui c'è il supporto da parte ancora di Van Ziel. Attenzione, Van Ziel, c'è la meta di meta Van Ziel, centro dei pali. Proprio all'ultimo istante Sandona guadagna addirittura il punto di bonus. Punto di bonus allo scadere, proprio nel momento in cui Mogliano stava cercando di recuperare la partita, il Sandona, molto più fresco, è riuscito a trovare gli altri punti importanti. E forse mi sento di dire che aspettando alla fine il man of the match forse andava Van Ziel. Sì, Van Ziel. Forse Van Ziel, l'ex, qua ci dicono Van Ziel. Quindi Van Ziel, man on the match. Noi decidiamo per Van Ziel. Aspettiamo lo speaker, però sembra Van Ziel. E quindi porta a casa questa partita. Il trasforma Ambrosini intanto. Viene eletto proprio Van Ziel come man on the match. Sì, stavo dicendo, è stata una partita davvero... Sandona che riesce a crescere nella parte finale. Van Ziel, placaggio in ritardo. Ci crede ancora comunque Mogliano. Fino all'ultimo. Perfetto, allora ringraziamo tutti i nostri amici ascoltatori per averci anche la possibilità di partecipare ai playoff per Mogliano, ancora l'ennesima forse occasione sciupata per trovare la prima vittoria